Continua l'emergenza rifiuti in Bassa Sabina, in modo particolare nel comune di Montopoli. Sotto accusa i presunti ritardi nella raccolta differenziata da parte della società GEA Divisione Ecologia SRL, motivo per cui la stessa è stata più volte diffidata in questi giorni dai sindaci dell'Unione della Bassa Sabina. Ma a finire nel vortice delle proteste anche l'amministrazione comunale di Montopoli, rea, secondo alcuni cittadini, di rimanere sorda alle richieste e alle difficoltà che stanno vivendo gli stessi. Siamo in piena emergenza, dimenticati da tutti e con problemi igienici evidenti, commentano all'unisono i cittadini. Plastica, carta e vetro ammassati in attesa dei mastelli, è un mese che non li ritirano. Vi sembra un buon servizio quello che ci viene reso? Immediata la replica del primo cittadino Antimo Grilli. È una situazione critica, il servizio è nuovo e in questa fase organizzativa stiamo avendo dei problemi. È comprensibile la preoccupazione da parte dei cittadini, ma le lamentele e le polemiche su Facebook lasciano il tempo che trovano. L'amministrazione è sempre pronta ad ascoltare tutti, nei dovuti modi e con i dovuti mezzi. Ho contatti con la ditta 10 volte al giorno, in settimana ho l'incontro con i vertici della società, ho ricevuto rassicurazione sulla consegna dei materiali agli esercizi commerciali e ai condomini in tempi brevi e sull'incremento del personale. Verifico ogni giorno la situazione, la preoccupazione dunque è massima. Ora si chiama in causa anche l'amministrazione provinciale di Rieti, che attraverso una serie di società ha coordinato il servizio di raccolta differenziata sul territorio, ma qualcosa evidentemente non sta funzionando.